Pace e bene a tutti, buongiorno. Oggi 18 aprile ricordiamo San Galdino. Galdino nasce a Milano e, figlio di piccoli nobili, si avviò poi alla vita ecclesiastica. Nel 1160 divenne arcidiacono della cattedrale. Nel 1162 assistette alla distruzione della città, perpetrata dall'imperatore Federico Barbarossa. Lui e l'arcivescovo si schierarono con Alessandro III, che venne eletto papa nel 1159 da una parte dei cardinali. Gli altri, invece, eleggevano il filo tedesco antipapa Ottaviano de Monticelli, col nome di Vittore IV. Nel 1165 Galdino fu nominato cardinale e successe a Oberto sulla cattedra di Ambrogio. Nel 1167 incominciò la ricostruzione della città e uno dei protagonisti fu proprio Galdino. Riorganizzò la chiesa in Lombardia, confermando la fedeltà al Papa Alessandro III e pianificò il soccorso a molti poveri. Fece ristrutturare vecchie strutture e, parlando agli amministratori, fece incidere sulla porta: «Voi siete qui solo per servire i poveri». Con l'aiuto di donne milanesi che donavano i loro gioielli salvati dai saccheggi del Barbarossa, restaurò la cattedrale. Ricominciò anche ad insegnare preghiere e canti. Predicava senza stancarsi. E infatti, dopo un sermone tenuto nella chiesa di Santa Tecla, morì. Era il 1176. In suo onore, insieme a quelli dedicati a Sant'Ambrogio e a San Carlo, venne realizzato un arco che portava il suo nome. Ma la scritta venne fatta sparire dal governo perché il nome di Galdino troppo alludeva alle lotte di Milano e di altre città lombarde contro Federico I Barbarossa. Venne proclamato santo dallo stesso Papa Alessandro III. Il suo nome sarà ricordato anche da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, dove il frate cercatore è Fra Galdino. E per molto tempo a Milano il pane dei poveri si chiamava pane di San Galdino. Ecco, avete presente di quelle persone che non si fermano mai, che a volte ti fanno anche nervosire per dire: senti, adesso basta, riposati un attimo. Ecco, San Galdino era proprio una di queste persone. Era irrefrenabile, un flusso sempre continuo di movimento e di azione. C'è chi ci riesce, c'è chi un po' meno. Però di Galdino noi prendiamo questo grande esempio perché ogni tanto ci abbandoniamo un po' alla pigrizia e a dire: vabbè, questo tempo magari lo dedico a qualcosa che più mi rilassa piuttosto che a qualcosa di utile per gli altri. Ecco, lui non si stancava di fare qualcosa di utile per il bene degli altri. E molto bella è la storia che lo vede protagonista, ma vede protagoniste anche le donne della città che hanno donato i loro gioielli proprio per la costruzione della cattedrale. Un gesto di grande fiducia, ma anche un gesto di libertà, vogliamo dirlo. Noi siamo capaci di privarci dei nostri beni? Qui è molto interessante, abbiamo il privarsi di un bene personale per arricchire gli altri, per fare un grande dono a tutti quanti, sia per se stessi una bella cattedrale, ma la cattedrale poi che potesse essere la casa di tutti. Quindi chiediamo queste due particolari intercessioni a San Galdino, sia quella di essere un po' meno pigri, ecco, neanche essere come dei treni furiosi, però un po' meno pigri sì, perché sono sicuro che un po' di tempo in realtà potremmo investirlo meglio nella nostra vita. E anche questo, la capacità di saper donare qualcosa di proprio, quindi rinunciare per poter però arricchire anche gli altri e la comunità. San Galdino, prega per noi.